Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di San Marino RTV. Apriamo con il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, perché a Palazzo Pubblico si è celebrato il 20° anniversario dall'insediamento. 20 anni di Collegio Garante, 20 anni di tutela della democrazia sammarinese. L'anniversario celebrato oggi a Palazzo Pubblico ha ripercorso le tappe più significative dell'organo fondante dell'architettura costituzionale della Repubblica. Insediatosi il 30 ottobre 2003, il Collegio Garante è composto da giuristi sammarinesi e italiani e si pronuncia nei casi di sindacato di costituzionalità, giudizi di ammissibilità dei referendum, conflitti tra organi dello Stato e sindacato della reggenza. L'istituzione del Collegio Garante è stata una scelta importante e coraggiosa del nostro Stato, affermano i capitani reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Inizialmente ha dovuto dipanare molti dubbi e perplessità, ma poi si è rivelato necessario per rafforzare i diritti dei cittadini nei rapporti con lo Stato e favorire lo sviluppo giuridico istituzionale. Questa cerimonia, aggiunge il segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, è anche un'occasione per volgere lo sguardo al cantiere, sempre in opera, della giustizia. Questa giornata di celebrazione dei 20 anni del Collegio Garante sono particolarmente emozionanti ed è un riconoscimento sicuramente importante per tutta la nostra Repubblica, per le nostre istituzioni. Anche la presenza del Presidente della Commissione di Venezia, del Presidente appena uscito di carica della Corte Costituzionale Italiana e anche il facente funzione attuale della Corte Costituzionale Italiana. Quindi un momento di particolare riconoscimento anche della democraticità, europeità delle nostre istituzioni e sicuramente il fatto che San Marino ancora riesce a essere nella tutela dei diritti dell'uomo all'avanguardia. Il presidente emerito della Corte Costituzionale Italiana, Silvana Sciarra, è intervenuta con un'analisi su Corte Costituzionale e Corti Europee. Gianni Buquicchio, rappresentante speciale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, ha parlato dell'accesso individuale alla giustizia costituzionale. Nel pomeriggio la giornata di celebrazioni si concluderà con una tavola rotonda all'Università di San Marino per dare un bilancio sull'attività svolta e le prospettive future. Oggi pomeriggio sarà l'occasione di avere un confronto con tutte le persone che comunque hanno a che fare con il Collegio Garante e speriamo noi di raccogliere delle informazioni o comunque dei suggerimenti validi da poter rielaborare e vedere insomma se c'è materia da sottoporre al legislatore.